Salve, buongiorno a tutti. Oggi è il 22 di giugno e ieri sera non ho fatto il video perché l'estrazione è stata molto, molto, diciamo, non mi viene la parola, molto non lo so. Comunque, morale della favola, un ambo è stato fatto con l'8 e il 20 su ruota, sulla nazionale. Vedete che c'è sempre qualcuno che porta a casa la fresca, giocare bene, giocare anche delle quartine che si possono tradurre in ambi. Questo non è un ambo secco, questo è un ambo in quartina. Allora, stamattina ho un po' di informazioni da dare. Allora, per quello che riguarda l'area 51, ho cambiato il nome ai numeri speciali, alla tavola dei numeri speciali. Questa è l'area 51. Allora, per la cronaca, per chi volesse, per chi ce l'ha, stamattina voglio fare un omaggio per modo di dire, per chi ce l'ha ovviamente, perché chi non ce l'ha è difficile rintracciarla. Manca la pellola 1, 2, 3, 4, 5, la sesta, se volete sfruttarla, se volete, insomma, ecco. Anche perché le ultime qualche volta sono le prime che danno i termini. Soprattutto se ritarda di qualche estrazione, non di 10, al massimo può uscire la seconda, la terza, non oltre. Questo l'ho detto. Allora, stamattina vi voglio insegnare una cosa, qualcosa ovviamente che voi non potete fare perché o avete il materiale o non si può, però giusto per fare diciamo una lezione, per farvi capire come si spostano i numeri, come si muovono, come le tavole danno tutti questi risultati così fascinosi. Allora, questa è la tavola della Luna, questa è un ciclo, non la tavola, questo è un ciclo della Luna, vedete? È un ciclo molto molto lungo che contiene 32, aspetta un po', vabbè, una quarantina di cicli. Partiamo che c'è la prima parte e la seconda parte del ciclo. Ora, la Luna va a ritroso, Luna, Mercurio, Venere, quindi va al contrario. Cosa ho fatto io? Io vicino ho messo accanto, ho voluto mettere i giorni dell'uscita della Luna, che i giorni sono importanti perché in realtà sono le fasi lunari. Ovviamente io vi racconto tutta questa storia, ma voi non potete farlo, ovviamente, perché non avete né questo, né sapete dove andare, né cos'è il ciclo della Luna, è difficile. Però vi posso raccontare questo, che in tutto questo lavoro che ho fatto, che è appunto un ciclo, e sono un ciclo di sette pianeti dove la Luna va a ritroso, io ho messo vicino i giorni e vi racconto che questo 42-43, vedete questo 42-43, questi qua sono i giorni che bisognerebbe rintracciare per avere la previsione. Ora non è il 42esimo giorno, adesso è un po' complicata, ma se mi state dietro magari non è difficilissimo. Il 42 e il 43 non è il 42esimo giorno, ma dato che i numeri ruotano attorno all'eclittica, non sono in verticale, ma vanno in orizzontale, così girano, ruotano. Dal 42 al 43, dal 42 al 43 praticamente abbiamo 10 giorni circa. No, scusate, aspetta che non voglio fare confusione. Il 42 e il 43 abbiamo un giorno, giusto? E quindi un giorno è troppo poco per fare un calcolo. Allora io ho controllato, ho verificato, ho ragionato, che dato che le mie tavole spesso vanno
a ritroso, allora io il 42 l'ho fatto diventare il giorno 24. E dal giorno 24 al 34esimo giorno, che il 34esimo sarebbe il quarto giorno del mese dopo, facciamo conto, 24 giugno, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, dal 24 al 34 sono 10 giorni, che 10 giorni sono due o tre estrazioni, è corretto se dico questo. Quindi io il 40, il numero 42, il 42 lo faccio diventare 24. E dal 24 al 34 spesso anticipano e sono molto anche precisi. Abbiamo questa previsione: 15, 17 e 20 con i suoi vertibili. Ora, se io vi apro un altro argomento molto più interessante, allora ci sono delle persone che secondo me, magari secondo voi, non hanno voglia di seguire i numeri dal primo giorno dell'estrazione. Allora cosa succede? Succede che se io do i giorni in cui escono i numeri, uno inizia a giocare il giorno 24 o magari l'estrazione prima. Perché una sestina poi diventa pesante giocarla, a meno che siete capaci di dividerla. Perché poi in realtà questo 15, 17, 20 non esce solo il 24, ma inizia molto prima ad uscire. Però se vogliamo fare un discorso dove noi conosciamo anche l'uscita dei numeri, i numeri datati, no? Perché questa è l'importanza. Allora io vi faccio sempre questo film. Preferite, la ruota che non ho, io le ruote sono 11, garantire la ruota. Per me diventa impossibile, non ce la faccio, ma non spreco neanche il tempo per trovare la ruota, perché per me trovare i numeri che escono in quel dato periodo, in quei dati giorni, secondo me è meglio che cercare la ruota. Allora, se stamattina avete voglia di fare una ricerca, visto che oggi ne abbiamo 22, tra le altre cose io non ho neanche guardato se per caso ieri sera sono già usciti, ma non credo, credo di no. Se voi andate a controllare dal 24 al 34 di ogni mese, pensate, questo è perpetuo, questo ciclo è perpetuo, quindi io potrei prenderlo in qualche mese, usciranno questi numeri, questi qua. Ora capite che io ho un'astronave nella testa, io ho un computer e viaggio su un'astronave e ruoto attorno al sistema solare. Stare dietro a me quando non si è imparato, quando non si è studiato questa roba, non è fattibile ed è impossibile. Perché stare dietro una Ferrari e avere un motorino scassato che non hai nemmeno i soldi per fare la benzina, diventa complicata la cosa. O no? A proposito di motorino, mi è venuto in mente ieri, hanno fatto un servizio alla televisione, sulla Rai, quella del pomeriggio. E hanno fatto vedere quel truffatore che aveva truffato tutti i VIP e oggi ci sarebbe stato il processo che era già agli arresti domiciliari e che con la sua moto è andato a fracassarsi contro un muro, da solo. Aveva truffato tanta gente questo qua, si era comprato addirittura lo yacht, se non ho capito male, e quindi non gli bastava. Qualche volta si dice che qualcuno fa il patto col diavolo. Ecco che ho già disfatto tutto il lavoro stamattina. No, veramente, guarda, allora, no, è così.
Io con la frangetta sono sempre in lotta. Allora, morale della favola, signori, per farvi capire come escono i numeri, escono appunto così, che dal 42 diventa 20, il giorno 24, e il giorno 20, dal 24 al 34, che sono poche frazioni, escono questi numeri qua. Andate a controllare che sono perpetue e quindi sarà sempre perpetuo, vuol dire sempre. Questo è lo scontrino di ieri sera. Questo è la tavola del ciclo della luna che va a ritroso, questo. Ci ho impiegato veramente tanto, tanto, tanto tempo, forse qualche anno, perché l'avevo interrotta, l'avevo sbagliata, poi ho dovuto rifarla, insomma, è stato un lavoro piuttosto complicato. E per quello che riguarda la tavola dell'area 51, avete a disposizione la 1, 2, 3, 4, 5, la sesta, se volete. Per chi ancora non è in grado di seguire la sequenza, perché la sequenza non si interrompe mai la sequenza di questa tavola, quindi capite che qualche volta magari potreste anche confondervi. Ricordatevi una cosa, che quando quasi tutti i miei calcoli ritardano di qualche estrazione, o fanno alterno o fanno due ambi, o comunque sono garantite. Era questo anche che volevo dire. Bene, io vi auguro una strepitosa giornata, non vado avanti perché fa caldo tanto, c'ho lì la pala che va, ma a proposito, ce l'ho l'aria condizionata, l'ho messa da tanti anni l'aria condizionata, perché mi serve, ce l'ho di là in sala, me la sono comprata con i miei soldini. Buongiorno a tutti e grazie.